Io sono un grande fan delle mappe mentali, ma questo non significa che siano lo strumento migliore in assoluto per ogni essere umano per studiare. Ci va vicino però. Non conosco una persona a cui ho insegnato l'uso delle mappe mentali che poi non abbia trovato vantaggi nell'utilizzo stesso. Ma non è questo il punto. Mi capita praticamente ogni giorno di avere a che fare con ragazzi che hanno scritto sul PDP. Che possono usare degli schemi come strumento compensativo. Quindi magari fanno fatica a memorizzare determinate informazioni e sul loro schema hanno appuntato con delle parole chiave delle informazioni. Ma il punto non è nemmeno questo. Il punto è che questi ragazzi si trovano bene con un determinato schema per poi riuscire a parlare e a riuscire a esporre il contenuto. Ma i colpi di genio sono. E vabbè, io insegnante non capisco niente di quello schema lì, quindi lo devi rifare. Oppure, no, non devi usare le mappe mentali, devi usare le mappe concettuali. Peccato che magari però quel ragazzo con le mappe concettuali si trovi malissimo e si trova bene con le mappe mentali e quindi noi ci troviamo, noi e i genitori, a fare un doppio lavoro. Quindi il ragazzo deve leggere, farsi lo schema per imparare le cose come piace a lui, poi fare lo schema che vada bene per l'insegnante, e mi è capitato anche alcune volte che dopo che ha fatto lo schema che va bene per l'insegnante, l'insegnante dica comunque che non va bene perché voleva un riassunto. Ok? Quindi il punto qui non è lo strumento che fa la differenza, ma lo strumento che fa la differenza è quello che funziona per la persona. Io posso non capire niente di uno schema di un ragazzo, ma questo ragazzo con quello schema lì riesce ad affrontare un'interrogazione, riesce ad affrontare un compito in classe. Quindi chi se ne frega se nel PDP c'è scritto uso di schemi, sarà libero lui di farsi gli schemi come vuole. Ovviamente se si scrive il riassunto di tutto il libro non è uno schema, ma sono d'accordo con te, non ha senso usarlo in quel caso, allora non è uno schema, ma è schema riassunto. Ma se si tratta di schemi, bisogna mettersi in testa che devono essere liberi di scegliere gli schemi che funzionino per loro.